The number you have dialed has been changed. The new number is. <laughs> Buonasera a tutti, eh, io sono Antonio Sixti, c'è scritto il mio nome proprio sotto di me, questa sera è, i riprendono i TikTok, eh, questa sera lunedì prossimo 7.14.21.28, eh, eh, ogni lunedì un TikTok e eh, questa sera eh, si inaugura con, eh, per parlare di un libro appena usci eh, uscito da... Nelle edizioni di TIC Edizioni di Jean-Marie Glaes, qualche uscita, post-poesia ed intorni. Il secondo albero, il primo albero eh, della collana Gli alberi, questo è il due: il primo era di Gianluca Picconi, che è collegato anche lui per parlare di questo secondo, eh, con il suo testo, la cornice, il testo Pragmatica della non assertività. E questo invece di Jean-Marie Glaes, qualche uscita, post-poesia ed intorni. Eh, un libro molto interessante, io non l'ho letto tutto, lo sto leggendo, eh, però eh, invece quello di Gianluca Picconi l'avevo letto sotto l'ombrellone quest'estate. Eh, pensate un po' che letture faccio sotto l'ombrellone. Allora, eh, questo libro, dunque, io voglio leggere semplicemente una frase. Eh, alcuni autori hanno cercato di liberare la poesia da se stessa per riconcepirla sotto altre latitudini, pensandola prima di tutto come un mondo, come un modo per comprendere la realtà. Questi altri autori si sono conseguenzialmente impegnati a ricercare gli strumenti concettuali, verbali e formali più adatti a tale nuova intesa. Eh, prima di dare la parola a Luigi Magno, come ci siamo detti prima. Di andare in diretta perché noi ci mettiamo d'accordo prima, eh, dunque, questi libri. Adesso voglio spezzare una lancia. Intanto, eh, non ho eh, detto che TIC, edizio, tic Talk è un'idea di Emanuele Krausar e Michele Zaffarano, che è anche eh, direttore di collane per TIC Edizioni. Questi libri, Gli Alberi in particolare. Sono fatti molto bene, nel senso che, al di là del loro contenuto, eh, sono ehm, tipograficamente, si leggono molto facilmente, cioè ehm, si leggono bene, eh, ci sono le note molto chiare eh, alla fine di ogni capitolo. E, e devo dire che la cura che mette Michele Zaffarano nel fare questi libri, io glielo ho proprio detto personalmente, al di là della nostra amicizia, è che questi libri davvero si leggono. Eh, è, è veramente un pregio la possibilità di poter leggere un libro eh, volentieri, senza far fatica, perché, perché anche per esempio nel, nell'indice dei nomi che sono... Con, in grassetto l'indice stesso, qui sono appunto 15 capitoli, la bibliografia, insomma il libro è fatto davvero bene, quindi io voglio spezzare una lancia a favore di questi libri, eh, al di là del loro contenuto, perché ovviamente noi ci va, siamo qui per parlare del contenuto, eh, di quanto Emanuele Krauser faccia davvero dei bei libri, non solo in questa collana, ovviamente, ma questi in particolare sono mh, proprio belli. Quindi grazie a Emanuele che tra l'altro è anche autore della sigla, che è abbastanza enigmatica. Quindi chissà se noi riusciremo a capire come mai c'è quella sigla lì per presentare questo libro. Però lascio la parola a Luigi Magno, se no me la prendo, se no vado avanti io a parlare come in un monologo e, e poi eh, Luigi a te la parola. Grazie, grazie Antonio, grazie a Michele Emanuele per, per l'invito. E... Come dire, non posso che unirmi a te per uh, come dire, eh, eh, elogiare, perché questo è il termine giusto, l'attenzione la, uh, che Michele mette nel, nel confezionare, in tutti i sensi, mm. uh, i libri della, della collana Gli Alberi. In questo caso la confezione non è solo di tipo tipografico, ma è anche una edizione vera e propria, perché per queste, per queste qualche uscite Um, Michele ha um, scelto anche i saggi di Jean-Marie Glaise da inserire in questa raccolta, che è una raccolta tutto sommato uh, in qualche modo inedita, perché Michele ha tradotto dei saggi che però in Francia non circolano in questa veste, nella misura in cui Michele ha, um, eh, come dire, si è confrontato con una scelta e ha tratto questi saggi da una raccolta più ampia. E proprio a proposito di questa raccolta più ampia e dell'attività uh, critica, di riflessione critica e teori, teorica di Jean-Marie Glais, vorrei stasera aprire qui gli interventi e spendere uh, qualche minuto perché um, l'idea di queste uscite nella versione italiana va, credo, ricontestualizzata e capita un po' meglio rispetto al percorso teorico e critico che... Uh, il lavoro di Jean-Marie Glaise ha prodotto in Francia ormai da quasi 40 anni. Ehm, partirei proprio da mh, qualcosa di ultra aneddotico, me ne scuso, ma credo forse c'è bisogno di questo, di questo momento aneddotico per introdurre l'ascoltatore e il lettore italiano all'opera critica e teorica di Jean-Marie Glaise. Ripartirei, dicevo, proprio da Poesie et Figuration, che è il primo saggio di Jean-Marie Glaise uscito nel 1983. È un saggio pubblicato dalle edizioni di Seuil um, a Parigi ed è una specie di um, raccolta sulla poesia che reinventa se stessa. È un saggio critico e teorico sulla poesia che cerca una definizione della poesia stessa. E non a caso, in tal senso, se leggiamo questo, questo saggio in questa direzione... Uh, è molto pertinente chiaramente la scelta di Jean-Marie di riprendere le fila del discorso da, uh, dagli autori romantici, dai poeti romantici. Non a caso la prima parte del, del saggio si apre proprio sul romanticismo di uh, Lamartine da un lato e Vittorio Hugo dall'altro. Uh, segue, credo, un capitolo, se non ricordo male, sempre sull'Ottocento, questa volta il secondo Ottocento e qui al centro Jean-Marie Glaise eh, rimette Rimbaud e Corbière, che sono seguiti poi dal blocco novecentesco con eh, Artaud, eh, Ponche e eh, chiudono, eh, chiudono Gidic e Denis Roche. Si tratta quindi da, da, da questi nomi, si vince molto bene credo che eh, questo saggio ha una strutturazione o presenta comunque un approccio di tipo cronologico, che potrebbe anche essere letto come un approccio quasi storico. Eh, non si tratta tuttavia in nessun modo per Glaes di rifare una sorta di storia della poesia fra 800 e 900 né di rifare la storia di una certa letteratura eh, di ricerca fra 8 e 900 in Francia. Eh, credo che il tentativo qui sia da un lato di mostrare la specificità della poesia scelta eh, da far confluire qui all'interno di poesia e figurazione. Uh, Dall'altro credo ci sia un'interrogazione uh, un proprio sulle pratiche, fatta a partire dalle pratiche e fatta anche a partire dal concetto di figurazione. Figurazione che compare qui sia come processo uh, figurativo sia come oggetto della figurazione, cioè ciò che è figurato. Uh, detto in altre parole, sempre in maniera come dire, molto schematica, uh, si tratta da un lato di uh, prendere i temi di questa poesia, dall'altro le forme, ma non ridurre mai il saggio né a una storia o una cronologia di questi temi né a una storia o una cronologia di queste forme. Uh, si tratta, direi, in ultima analisi e sempre semplificando a oltranza, di descrivere... Quelle che chiamerei le condizioni di possibilità di una certa poesia che reinventa se stessa fra 800 e 900 in Francia. E se eh, in questo saggio che ho qui, Poesie Figuration, il tentativo, diciamo, è strutturato a partire da una ricondizione di tipo storico, cronologico, il saggio che segue nel 92 è questo: si chiama Annoir ed è, eh, ha come sottotitolo Poesie e littéralité. Uh, in questo secondo saggio, uh, quello che interessa Jean-Marie Glaise non è più il concetto di figuration, o non è solo il concetto di figuration, ma il concetto di letteralità, che diventa poi da questo momento in poi un vero e proprio perno uh, del proprio lavoro. Uh, intorno a questa letteralità si è scritto molto, uh, TIC Edizioni pubblicherà. Uh, non anticipo forse nulla o forse ufficiale, non lo so, ce lo diranno dopo uh, Emanuele e Michele se uh, intendono di intervenire. Um, dicevo, attorno a questo concetto di letteralità, uh, Jean-Marie Glaise costruisce questo secondo tentativo teorico um, e questa letteralità oscilla tra uh, diversissime accezioni. Uh, per avere un'idea ci sarà un capitolo, forse adesso non ricordo bene se um, addirittura un'intera parte su per esempio Anna Maria Albiac, che è stata uh, senza dubbio uh, uno dei poeti uh, più interessanti, ma che ha lavorato per esempio sulla letteralità attraverso l'uso del verso, così come ampio spazio riceverà un autore come Manuel Ocar che lavora certo a partire o... Uh, sulla letteralità, ma attraverso una scrittura uh, fatta principalmente uh, in prosa o non solo in prosa. Uh, quello che è interessante in questo secondo saggio di Glaze è notare il passaggio da una prospettiva storico-cronologica a una prospettiva che invece utilizza di più la diffrazione, uh, che si oppone un po' alla. Storicità o pseudo storicità che invece aveva strutturato poesie e figurazione. L'inchiesta, l'interrogativo, l'interrogazione continua anche qui sulla poesia che reinventa la poesia stessa o okay? che si chiede delle condizioni di possibilità. Della poesia stessa. E il corpus, quello che davvero cambia. Non è tanto l'interrogativo, ma uh, dicevo il corpus. Perché? Perché qui il corpus, um, preso in esame da Jean Margles, è un corpus essenzialmente che appartiene essenzialmente agli anni 60, 70 e 80 del Novecento. Quindi, idealmente, diciamo, continua quel lavoro che si era affermato in poesia Figuration con Denis Roche. Um, Altro tentativo mh, saggistico, se possiamo considerarlo tale, è questo Altitude Zero, che ha come sottotitolo Poet, etc., Costume, um, un saggio particolarmente introvabile oggi, perché mh, non pubblicato da Seuil, ma all'epoca da una rivista che è stata importantissima negli anni 90, la, poesia, la, la, la rivista Java, Uh, ha fatto parte questo, questo saggio di una collana pubblicata dalla, dalla rivista Java e questo saggio del 1997 uh, sarà quasi integralmente ripreso, smembrato all'interno di Sotti. Ecco il primo blocco di queste uscite di Michele Zaffarano, che Michele Zaffarano ha uh, ripreso, tradotto magistralmente e pubblicato. Per TIC da uh, poche settimane. Uh, Sorti dunque che esce nel 2009, questa volta non siamo presso le edizioni Jusseu, ma siamo presso le edizioni Question Théorique, uh, che hanno iniziato la loro attività dopo una prima collaborazione con Aldant uh, all'inizio del XXI secolo. Sorti che ha conosciuto una seconda edizione, questa può sembrare identica ma che in verità è arricchita nel 2014 di, di un saggio, credo una, pro, una prefazione forse leggermente rivista, e eh, interessante su questo concludo il volume che si chiama Litteralité eh, del 2015 in cui ritroviamo una ripubblicazione di cosa, esattamente di quei due saggi eh, che hanno costituito l'inizio dell'attività uh, critica e teorica di Jean-Marie Glaise, cioè poesie e figuration e annoir. Non è qui, cioè non, non ricordo qui l'uscita di literalité come semplice uh, come dire, strategia uh, di tipo editoriale, c'è chiaramente una strategia di tipo editoriale perché i due saggi. Eh, che Germain Iglesias aveva pubblicato fra gli anni 80 e gli anni 90, erano fuori catalogo, ma c'è qui, credo, anche qualcosa di programmatico: uh, far cioè uh, uh, ricircolare e quindi sottoporre al lettore quasi contemporaneamente a queste uscite, alle uh, sorti fra 2009 e 2014, quei saggi. Che avevano in qualche modo iniziato o che si trovano un po' come pilastri o fondamenta di un'attività di riflessione. Di cui ci diranno sicuramente meglio e con uh, i particolari dettagli, uh, Florent Cost e uh, Gianluca Picconi. Per il momento mi fermo qui. Grazie. Grazie, grazie Luigi Magno. Io devo dire, sono stato un caffone. Non so come si dica caffone in francese. Perché non ho presentato Florent Cost? Che no, scusami, Florent. Traduci tu, non so se capisci la parola però la capisci <ride> benissimo. <ride> ok, perché non ti ho eh, ho parlato solo di Gianluca Picconi perché citavo il primo degli Alberi e l'altra cosa che mi piacerebbe dire, sempre di aneddotica, che questi libri hanno in copertina la fotografia di un albero che l'editore chiede all'autore di ehm, di es di essere autore, insomma, del anche della fotografia, della copertina quindi la copertina ecco infatti Gianluca Picconi dice così allora nel suo la, la foto l'ha fatta Gianluca Picconi o qualcuno per lui insomma è arrivata all'editore in quel modo lì e così anche questa di Jean-Marie Glaise, che mh, non so se vado, se erro, dico una sciocchezza, probabilmente eh, la compagna di Jean-Marie Glaise ha fatto arrivare all'editore quindi queste copertine con, in con queste fotografie degli alberi sono eh, anche esse eh, prodotte dagli autori che poi hanno scritto il testo. Queste le due cose che volevo dire e, e chiedo scusa davvero a Florandi di non averlo presentato nel, nell'edizione iniziale, non so chi mette questa musica. Poi mi è arrivato anche via chat, in una chat privata che noi abbiamo, l'acronimo di TIC, testi Incredibilmente testi incredibilmente no, aspettate, al testi incredibilmente comprensibili. Questo è, è diventato così. Qualcuno ha ironicamente o non ironicamente, sinceramente, fatto l'acronimo di TIC. Adesso, a parte queste sciocchezze, lascio la parola a Floran per cose più serie. Grazie mille, Antonio. Grazie a, a tutti per questo invito e per questa bellissima serata post-politica. Allora, mi, mi sembra che oggi si presenti l'occasione per dire o per ribadire quanto sia importante uh, il libro, un libro come è sorti, pubblicato in Francia dalla casa editrice Question Théorique, e che la traduzione italiana, qualche uscita, gli offre in modo tempestivo un nuovo spazio uh, di circolazione e posso, se posso permettermi di fare qualche concessione al giudizio estetico questa è anche un'occasione per apprezzare pubblicamente la bellezza e la qualità di questa collana riflettendo su ciò che Sorti ha rappresentato al momento della sua prima uscita mi sono detto che uh, um, varrebbe probabilmente e assolutamente la pena di co considerare questo libro e la sua traduzione come una potente risorsa strategica, una risorsa che ci permette di raccogliere tutta una serie di armi utili a essere impiegate all'interno di un contesto specifico come quello del campo poetico francese, travagliato e attraversato da tensioni e lotte sue peculiari ma la cui forza può senza alcun dubbio uh, essere trasferita al campo e alla situazione dell'Italia. Uh, aspettiamo uh, Gianluca per questo, questo, questo aspetto. E in questo uh, contesto agonistico, ciò che caratterizza l'opera di Glaese, sia dal punto di vista della scrittura poetica che dal punto di vista... Delle formulazioni teoriche è direi una sorta di minimal minimalismo di combattimento. Questo minimalismo si basa soprattutto su: l'abbiamo visto con eh, Luigi, su una richiesta di letteralità, un'esigenza che lo stesso autore declina invocando eh, i concetti di nudità, di povertà e di riflessività. Allora, perché la nudità in primo uh, luogo? La traduzione di Michele mi ha dato l'opportunità di rile rileggere Costumi, precisamente, un testo che avevo dimenticato, <ride> devo uh, confessarlo. <ride> è un testo importante che discute la, la condotta da tenere quando si è consapevoli e lucidi riguardo al posto che si occupa all'interno del campo poetico. Si tratta in effetti per la poesia della ne necessità di spogliarsi e, e, e di liberarsi da certi costumi, da certi atteggiamenti fin troppo apertamente stravaganti o seducenti, da certe posture piene di fronzoli, da certe pose affettate, da tutta una scenografia eh, mediatica che fa esistere la letteratura. In un determinato campo, dando appunto spazio solo ai costumi che parlano e che le concede un certo tipo di visibilità e che uh, le permette di richiamare a sé un certo tipo di riconoscimento. A questo Jean-Marie Glaise risponde con la nudità, cioè con un atto di denudazione, di svititititazione che punta a evitare di dover giocare il gioco dei campi, a evitare di esserne coinvolti, che punta a non su suonare falso. Ecco, per la nudità, segue logicamente e in modo complementare la povertà. Il riferimento è ovviamente alla tradizione francescana attraverso la mediazione cinematografica di Rossellini. Uh, un francescanesimo di sinistra, bisogna subito precisare, un, in linea con certe forme di lotta politica contemporanea, si pensi al recente affare de Tarnac per, per esempio, e una scelta di discrezione volontaria, di invisibilità volontaria, non essere né immediatamente identificabili o reperibili abbandonare i propri percorsi istituzionali fin troppo marcati, sfuggire al sistema generale, ambientale uh, di qualificazione e riappropriarsi al contrario degli strumenti stessi della propria qualificazione. La terza uh, variante del concetto uh, di uh, letteralità è Secondo me, la riflessività. E questa nozione significa una poesia della lucidità, eh, accresciuta e affinata, eh, e significa anche una teoria della corrosività. Eh, una poesia è una teoria eh, che non si raccontano storie, eh, che dopo il fallimento delle neoavanguardie eh, non se le raccontano a se stesse. E che si sono liberate da un certo numero di mitologie. Si tratta di prolungare il processo intentato alla poesia, di prendere sul serio l'eredità iconoclasta di Rimbaud, senza necessariamente dover ripoetizzare o rinormalizzare Rimbaud. C'è, per così dire, un gesto di purificazione iconoclasta, un gesto che attacca corrosivamente eh, il, il totem della poesia. Queste tre parole chiave ritornano eh, nella scrittura poetica e eh, teorica di Glesa. Si tratta qui di gesti eh, utili per elaborare una strategia efficace in una situazione di minoranza. Walter Benjamin, in un testo su Bertolt Brecht, diceva che una letteratura proprio rivoluzionaria doveva interessarsi alle condizioni materiali dell'esistenza dell'autore come produttore. Doveva chiedersi non qual era la sua relazione ai rapporti di produzione, ma come è posizionato dentro i rapporti, i rapporti di produzione e come l'autore trasformava i lettori, i spettatori, in coprotagonisti. In questa prospettiva bisogna tenere conto della, del posto residuale francamente derisorio eh, che eh, la poesia occupa nel mondo, nel campo letterario, eh, e che... Eh, Rimane ancora sostanzialmente difficile da, da mappare e coprire. Anche nel più generale campo dell'editoria, o se volete, o se volete eh, sulla globalità del mercato letterario. GLES coltiva un'acuta consapevolezza di questa posizione minoritaria della poesia sperimentale, di, o diciamo, di, di ricerca. Allora, ma magari, possiamo dare un'occhiata un à opacità critica, alla fine eh, di qualche uscita. Il testo originale si trova nel volume Toi aussi tu as des armes, eh, uscito nel, mm, qua, mm, 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 qua. Eh, uscito nel 2011, eh, presso l'éditeur Parigino La Fabrique. In questo satio c'è un estratto molto semplice, molto fondamentale dal punto di vista uh, teorico e politico. La poesia di ricerca è, secondo Glese, ai margini della poesia, che è ai margini della ficzione letteraria, che è essa stessa una piccola parte del romanzo commerciale è stessa una piccola parte di ciò che viene pubblicato. La diagnosi di, di Jean-Marie Gless comprende almeno due livelli di, di analisi. Primo livello, a livello generale del mercato librario, la eh, riservatezza e la marginalità della poesia non sono una novità, così come non lo è la condizione misera e precaria del poeta che ne deriva. È probabile che il processo di perdita di visibilità del, uh, della poesia si sia avviato e si consolidi uh, ulteriormente e meccanicamente nel nuovo contesto di industrializzazione e istituzi in istituzionalizzazione del mondo della cultura sul sfondo delle trasformazioni economiche nel mondo editoriale penso qua alla distruzione della catena del libro da parte del commercio online marginalizzazione e indebolimento dell'editoria indipendente scetto eh, TIC eh, logica della concentrazione oligopolistica nel mondo dell'editoria questa constatazione però non suscita alcun lamento inglese non il minimo canto del cigno uh, sull'imminente e, e fatale e sconsparsa della poesia. Al contrario, qui si trova uno dei significati politici della riflessività uh, nel senso di Questo passaggio esiste anche uh, in un'altra forma come variante. variante rimaneggiata per la postfazione all'edizione del uh, 2014 quindi quella uh, di uh, sorti e questa variante uh, la leggo uh, in italiano con la traduzione fatta da Michele uh, due giorni fa e lo ringrazio qua uh, ma lo ring ringrazio per tutto in realtà Nell'insieme delle cose pubblicate il testo non letterario occupa un posto dominante. Nell'insieme di ciò che viene pubblicato nell'ambito letterario a occupare un posto dominante è la letteratura narrativa, romanzesca o d'altro genere, però in verità soprattutto romanzesca. All'interno della letteratura romanzesca è la produzione commerciale che si trova in posizione quantita quantitativamente dominante. Quanto alle cosiddette pratiche poetiche, la loro importanza è derisoria. Il territorio di queste pratiche poetiche, nel sua pur caratteristica ristrettezza, si trova poi quasi interamente occupato in termini di visibilità, e di riconoscimento effettivi da qualcosa che si autopresenta sotto le sembianze di una poesia continuata ecco allora facciamo un po la, la filologia di gles e diciamo eh, su questa variante eh, che nel che, che tutto si trova nel fatto che in questo incastro di livelli di dominazione ci sono dei territori in lotta contro uh, le forze di occupazione. Non solo l'industria culturale è sfavorevole, ma altre logiche interne al campo poetico accentuano questa retro 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 retrocezione. Seguendo l'effetto di zoom di Iglesias, il campo della poesia sembra diviso Da pareille frature interne. Penso, par exemple, au conflit tra uh, monstres et couillons, selon uh, uh, Quintana, et uh, et cornuti, où le mostro est considéré comme un mostro solo dal cornuto et le cornuto est chiamato cornuto solo dal monstre. Ou encore, uh, la polémique de Jacques Roubaud sur le vroom-vroom, qui a un. Uh, un attaque attacco à part ça sur le monde diplomatique contre la, la poésie de performance. la poésie a quindi sia continuata sia restaurata quindi nei termini iglesiani la poésie la néo poésie ou la re-poesia, prende tutto lo spazio euh, Et occupando il terreno non lascia solo il ruolo minimale à la recherche et la sperimentazione dietro le difficili e precarie condizioni di esistenza di case editrici indipendenti di poeti di traduttori c'è una vera e propria lotta sulla nozione e sul valore della poesia una lotta che non è solo concettuale e osiosa in termini uh, filosofici si potrebbe dire che la letteratura e la poesia sono concetti essenzialmente contestati, per usare l'espressione del filosofo Walter brice Galli, cioè concetti che vengono definiti come aventi diversi significati, concorrenti, incompatibili e conflittuali. Così con la poesia, eh, se mi è concesso di prendere in prestito eh, termini della logica, l'intenzione, cioè gli elementi della definizione e l'estensione, con un S, eh, eh, cioè l'insieme delle realtà a cui la parola si riferisce, si trovano sempre disallineati. O, la o le definizioni e i loro criteri sono troppo restrittivi per catturare l'insieme della creazione poetica, o il concetto si basa su criteri troppo vaghi per catturare correttamente le pratiche poetiche di oggi, senza uh, portare a problemi di riconoscimento cognitivo e, e socia sociale. Uh, Aggiungo una cosa, eh, ovviamente la, la creazione, la, la ricerca, la sperimentazione contribuiscono a questi disallineamenti, ovviamente. Quindi eh, c'è sempre un, un, un disallineamento tra, tra la parola e la cosa, poesia. E, e in, questo, in questo spazio, in, questo, in questi margini, si trova si trovano precisamente in un, un posto uh, strategico. Allora, questi, questi dibattiti uh, su, sulla poesia, sulla, sulla nozione, sul valore della poesia, non, solo, non sono solo filosofici o semantici, queste tensioni animano il campo poetico e costi, <coughs> con, con, eh, con, costituiscono uh, la vita stessa dei poeti. E questo è il senso stesso della post-poesia di Glaes. Lavorare alla de-definizione della poesia significa lottare uh, all'interno e alle margini di queste uh, circostanze occupate e agonistiche per aprire un spazio alla creazione. Mi permetto di, di concludere uh, qua sull'importanza del suo gesto. Lui, Glaes, ha, ha contribuito Uh, qui, a un lavoro più ampio a cui la casa editrice Questione Teorica si è dedicata, poiché uh, gli strumenti teorici abituali sono inefficaci. Per parlare della, della creazione contemporanea, bisogna uh, elaborare um, teorie locali, provvisorie, in grado di aiutarci a riconoscere. Nel doppio senso del termine, oggetti e pratiche che erano in, di, in difetto di riconoscimento e che quindi uh, uh, sono uh, più uh, visibili e più legittime. Ecco qua. Grazie mille a tutti. Grazie Florent, e grazie davvero. E a questo punto la, la parola passa a Gianluca Picconi eh, per. Altri aspetti. Gianluca? Grazie. Eh beh, non posso che ringraziare enormemente chi mi ha preceduto, diciamo così, perché prima ha disegnato un quadro filologicamente e, diciamo così rigoroso no? della situazione anche editoriale, che è importante alla luce di quello che ha detto Florian Coast, no? dei libri di Glaz. E Luigi Magno e poi eh, no, Florian Cost che ha eh, estratto in qualche modo i, su, eh, i sughi teorici fondamentali no, che si possono davvero estrarre da questo libro rispetto ai loro interventi così rigorosi e eh, no, eh, sia sul piano filologico che sul piano teorico io lo dico da subito procederò invece in modo e molto più impressionistico e cursorio. E rileggevo oggi il volume, no? pensandolo in primo luogo nella prospettiva di eh, un libro uscito nel 2009, e cioè eh, appunto Prosa in Prosa, no? che è eh, un, un testo, un volume. Eh, di scritti che fin dal titolo evidentemente raccoglie l'eredità e, e le categorie stesse teoriche eh, prodotte da Glaze lo rileggevo pensando ma com'è possibile che quello che ha scritto Glaze abbia indotto eh, un gruppo di autori così diversi tutto sommato come sono Andrea Inglese, Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Michele Zaffarano e Andrea Raos? No? Li cito proprio in ordine alfabetico, e così come non in ordine alfabetico, scusate, volevo dire, ma così come compaiono sulla copertina del libro. Come è possibile che um, un gruppo di autori così, così diversi si sia, diciamo così, riunito sotto la bandiera di, di questo concetto, prosa in prosa? E dando vita a un testo come prosa in prosa, appunto in Italia è. E pensavo che tutto sommato, la, forse eh, uno degli elementi fondamentali eh, lo possiamo ritrovare in una cosa che Floran ha messo in luce nel suo discorso, e cioè nel concetto di gesto. Eh, quello che viene fuori in fin dei conti. Eh, leggendo Glaze, è che le, i, le sue posture teoriche sono in primo luogo dei gesti operativi da gettare eh, appunto all'interno dello scontro e del, campo, e del campo letterario. A un certo punto oh, mi ha colpito molto questo, questo passaggio. Lo leggo nella bellissima traduzione di Michele Zaffarano, e se lo trovo. perché ho messo Un momento, eh. ok. E parla del termine letteralità che è uno dei concetti fondamentali ed è uno dei concetti fondamentali proprio per entrare dentro l'officina di prosa in prosa. Glaz dice commentando il termine letteralità: il termine letteralità non trova mai una spiegazione se questi termini non vengono mai definiti. È senza dubbio perché voglio evitare di collocare il mio percorso critico all'interno di coordinate teoriche precise, qualunque esse siano. Ora è interessante perché non ho dubbi se devo dire che tipo di libro è, è quello che ho in mano, cioè qualche uscita, devo dire che è un contributo fondamentale alla teoria della letteratura però è un contributo fondamentale alla teoria della letteratura che sottolinea, diciamo così, eh, di volere evitare di collocare il proprio percorso critico all'interno di coordinate teoriche precise. Cioè, eh, come diceva Florent Cost, è in primo luogo, no? attraverso l'uso di, eh, diciamo così, prese di posizione teoriche locali, no? di, Possiamo dire, ancora una volta, gesti teorici che si sviluppa la teoria della letteratura di Glass. Ed è proprio questo che ha consentito allora la nascita di un libro come prosa in prosa in Italia e l'incontro di un uh, gruppo di autori eh, più vasto di quello rappresentato dal libro stesso e l'innesco di un dibattito piuttosto grande no, all'insegna appunto di questo concetto prosa in prosa. Um, Un'altra cosa che direi è che diciamo così, eh, il dibattito e la forza dirompente delle idee di Gles è um, diciamo così, talmente importante che appunto eh, il discorso sulla prosa in prosa in Italia ha potuto poi acquistare anche in qualche modo una sua autonomia formale e teorica rispetto alle sperimentazioni. E, e alle prese di posizione di Gles e oggi a distanza di molti anni dalla prima edizione di prosa in prosa abbiamo tutto un gruppo di autori che si riconosce ancora in questo concetto ehm, producendo testi che pervengono a esiti che rispetto a quanto aveva scritto Glaze, sono completamente erano completamente imprevedibili e che, però, eh, hanno, un, diciamo così un aggancio con le sue idee con le sue, e con i suoi discorsi, in particolare, secondo me, con l'idea di letteralità che è importantissimo. Se dovessi dire, diciamo così, in Italia oggi, a parte Michele Zaffarano, che ne è il traduttore, eh, chi raccoglie in qualche modo, eh, diciamo così, con uno sguardo più innovativo. Eh, il testimone di gles direi mi piacerebbe fare un nome soprattutto in questo momento mi piacerebbe fare il nome di alessandro broggi perché alessandro broggi per esempio con noi che è, non a caso un altro libro pubblicato da tic eh, ha dato vita a un romanzo e eh, Quasi integralmente costituito da prelievi testuali da altre opere, eh, che è insieme, pur essendo un romanzo, io credo che si possa dire che è un romanzo anche un esperimento di prosa in prosa. E, mh, se mh, dovessi fare altri nomi naturalmente non potrei mancare di menzionare Marco Giovenale, Andrea Inglese, Bortolotti, anche lui scrittore di testi che, diciamo così, eh, vengono contemporaneamente ascritti all'ambito della narrativa e all'ambito della scrittura di ricerca, non potrei fare a meno di menzionare quindi gli autori no, eh, già nominati prima. Ma mh, mi piacerebbe anche provare a fare un, un esperimento. Cioè, mh, in fin dei conti, se noi pensiamo alla prosa in prosa come qualcosa derivante dall'unione di opacità critica, da un lato, e di letteralità, anche un testo come quello che sto per leggere, eh, che è un testo in versi, sottolineo, può rientrare a tutti gli effetti forse in una sperimentazione vicina alla prosa in prosa o da scriversi a quello che possiamo chiamare prosa in prosa. La primavera è una delle quattro stagioni in cui è diviso l'anno dal punto di vista del clima. Ecco questo testo dal titolo La primavera di Michele Zaffarano che fa parte appunto dei cinque testi. In un certo senso è un esperimento di letteralità eh, piazzato, no, con una scansione ver versale così ungarettiana, no, da diciamo così produrre una frizione tale che vien voglia in qualche modo di <ride> vi è in voglia non è corretto, mi rendo conto, non è preciso, eh, ma vien voglia di chiamarlo prosa in prosa. Non è prosa in prosa. Ora diciamo così, stavo evidentemente giocando al paradosso, però mi pare evidente che diciamo così, i concetti di Glaze eh, e in particolare il concetto di letteralità e di prosa in prosa hanno mh, tanto radicalmente segnato eh, il dibattito letterario in Italia da produrre anche mh, testi come quello che ho appena letto. Concluderei su una suggestione o su un'altra un questione. E, e cioè questa pensavo diciamo così oggi i critici letterari che affrontano lo studio della poesia più recente difficilmente mancano di confrontarsi con appunto questa antologia prosa in prosa e quindi ovviamente difficilmente mancano di confrontarsi anche con Glesi eh, tra questi mi pare un libro piuttosto importante è quello di Gilda Policastro, no? eh, L'ultima poesia, e il libro di Gilda Policastro naturalmente dedica anche uno spazio piuttosto, piuttosto consistente alla questione della, della prosa in prosa, mettendolo però anche in rapporto, mettendo in rapporto gli esperimenti prosastici ehm, di, di Gamm. E dei sodali, no, riuniti attorno a questo, a questo nome eh, con il gruppo 63. Allora, se dovessi dire uno degli effetti, tutto sommato, anche positivi, eh, della lettura di Glaze su un vasto gruppo di autori eh, in Italia, eh, sta nel fatto che dopo Glaze quella partizione netta tra prosa e romanzo, no? ehm, che comunque nel gruppo 63 era ancora attiva, è per molti versi venuta meno. Uno degli elementi dal punto di vista formale, appunto più fecondi, non è tanto il passaggio alla prosa, quanto il fatto che ci sia, eh, a partire da Glesius, una lenizione dei confini o dei territori. E dentro cui la prosa poteva muoversi anche in forma narrativa, poniamo, o comunque seguendo catene macro-testuali complesse. Questo elemento, diciamo così, dopo l'antologia, che era di cui abbiamo parlato prima, cioè prosa in prosa, che era evidentemente ispirata eh, fin dal titolo a Glaze, è secondo me per molti versi esploso e quindi ci troviamo libri, che ne so... Come Hollywood di Andrea Inglese, che è in fin dei conti una sequenza di, di prose che potrebbero essere mh, le sinossi di tanti film, no? per certi versi. E ci troviamo, come abbiamo già detto prima, noi che è un vero e proprio romanzo eh, scritto da un autore che fino a qualche anno fa poteva molto più semplicemente essere indicato come un poeta. Ehm, ecco, diciamo, questo è quello che direi per cercare di sottolineare come nel quadro italiano il libro di Gles abbia avuto un peso davvero notevole. Benissimo, grazie Gianluca. Eh, io non so se Luigi vuole. Io ho una domanda. Eh, tu, Luigi, all'inizio hai eh, come dire, fatto passare davanti allo schermo tanti libri dicendo dove erano tratti alcuni, diciamo così, come era composto questo libro? Eh... Eh, sì, es essenzialmente questo libro è composto da questo libro sostanzialmente, tranne una piccola eccezione e qualche sfumatura, però mi sembra sia tutto parte di, grazie Florent, uh, di, di un progetto che oggi ha una sua logica che credo Florent abbia, Uh, insomma, messo in luce brillantemente, dando seguito degno alle mie note di, di, di pessima fattura. Um, per questo mi sono divertito a ricordare mh, i cicli e le riprese di questo ciclo. È chiaro che stasera, qui credo di poter parlare anche a nome di Florent e Gianluca, abbiamo fatto un'operazione su Jean Iglesias che è molto parziale nella misura in cui Abbiamo riletto i suoi testi critici che però non possono essere separati dai suoi testi di creazione. Stasera lo abbiamo fatto in qualche modo, Florent sicuramente meno e anche Gianluca, io in maniera uh, molto più netta, ma um, va ricordato appunto l'impegno teorico di Glaise che in qualche modo si esprime o continua o va di pari passo uh, tra questo, questa produzione di saggi e tutto il ciclo che eh, lui stesso porta avanti sempre presso le, le edizioni di Seuill, ormai dagli anni 90, cioè dalle MO fino all'ultimo testo uh, uscito di, di, di recente. E, a proposito di quello che diceva sempre Florent, brillantemente sui campi istituzionali e questa idea di una poesia che è un mantenimento della dinamica, della tensione all'interno di questo campo, vorrei così... Ricordare anche l'attività e il magistero di Glaise, al quale abbiamo potuto assistere sia io che Florent presso l'École normale supérieure, che è stato anche lì parte di questa interrogazione teorica e critica che continua attraverso tantissime forme che non possiamo qui ricordare tutte stasera, ma ecco, alle quali possiamo aggiungere almeno queste due: la parte di, di creazione e quella di istituzionale, di, di, di insegnamento e, di e seco secondo te se posso farti una domanda poi la posso rivolgere anche a, eh, a Gianluca Picconi eh, qual è l'importanza dell'uscita di questo libro adesso in questo momento in Italia lascio forse Gianluca eh, come italianista <ride> devi sempre attivare il microfono <ride> Questa gag, diciamo, la gag è che parli una decina di volte mm. e una gag non, in realtà non sono io che la faccio ma si fa attraverso di me o meglio è l'alzheimer che la fa attraverso <ride> di me però uh, diciamo che comunque la sostanza è sempre la stessa allora mh, direi che intanto secondo me l'importanza è in primo luogo di rendere disponibile una serie di testi che tutto sommato non sono facili da reperire nemmeno in Francia, no? Mh, credo, e alcuni, come hai detto tu, tra i libri di Glesi sono proprio introvabili, no? come diceva Luigi Magno, e, e rende disponibili per il lettore italiano una serie di testi eh, continuamente evocati, eh, più citati che letti. Da parte di, eh, diciamo così, moltissimi di noi, anche proprio per la difficoltà materiale di, di, entrare, di entrare in possesso di questo libro. E è molto utile, secondo me, anche per un altro motivo. Mm, diciamo così: prosa in prosa è stato, secondo me, un caso critico piuttosto importante. Mi riferisco, eh, diciamo così, al quaderno militante, l'antologia, chiamiamola un po' come vogliamo, insomma, senza litigare. Eh, però prosa in prosa è stato un caso critico molto importante, si intitolava prosa in prosa quindi con una formula desunta da eh, Glese, ma all'interno del testo non c'erano citazioni estese eh, della produzione teorica glesiana. Queste citazioni estese adesso invece le abbiamo non più sotto forma di citazioni, appunto, ma di testi interi per un confronto reale. Eh, no, nel, nel volume di nel volume di nel volume di TIC. quindi l'importanza mi pare soprattutto questa di rendere al pubblico italiano disponibile qualcosa che prima era citatissimo ma forse tutto sommato meno letto di quanto merita e mh, leggendo questo libro devo dire che mh, è proprio bello, cioè, al di là, diciamo così, del fatto che, ehm, che ne stiamo parlando in una presentazione, quindi è ovvio che io dico, no, no, presentiamo un libro no, non bello, no. Al di là di questo, leggendolo oggi ad apertura di pagina, ogni momento mi capitava di scontrarmi con frasi, definizioni, che anche in forza di questa volontaria diciamo così diminuzione no, del, della formalizzazione del discorso teorico riesce però a definire la situazione anche di oggi la situazione attuale con un'efficacia plastica notevole parlo sono io che ho cercato di imitarti mi ero mutato anche per te ha questo valore luigi sì, credo Gianluca abbia completamente ragione. Questo, questo, questo testo che TIC ha uh, deciso di pubblicare rende immediatamente disponibile al lettore italiano uh, un uh, non direi sunto, ma insomma un nucleo possibile della riflessione uh, teorica di Giama Iglesias, che uh, mi sembra abbia. Uh, indubbiamente influenzato ed è uno dei pilastri della riflessione teorica sulla poesia in Francia degli ultimi 40 anni. Uh, riflessione che ecco, continua, per esempio, presso le, le edizioni question théorique attraverso i saggi di Christophe Annan, ma anche di Florent e, e, e di altri. Quindi mi sembra uno spaccato essenziale per per la riflessione teorica in Italia sulla Francia ma anche per cose italiane perché Gianluca lo ha mostrato perfettamente credo che la questione animi e il dibattito italiano già da tempo perché prosa in prosa non è uscito ieri Floran tu vuoi aggiungere qualcosa a, quello, a quanto è stato detto? Sei mutato è anche tu l'ho fatto anche è <ride> contagioso uh, dire, direi solo, solo una cosa uh, uh, leggendo Gles mi sono detto una cosa tu Florent hai scritto, uh, hai scritto testi uh, scaduti immediatamente e, <ride> e, e i testi glesiani uh, Rimangono sempre utilizzabili, eh, sempre, sempre attivi. E, e, e fuori Francia eh, vedo forse utilizzazioni, usi possibili eh, di inglese che, che mi sembrano eh, tempestivi. Quindi eh, eh, è fondamentale, da, veramente. Quindi, eh, quindi l'utilità c'è di un libro così che tra l'altro si legge ed è molto comprensibile e si capisce molto bene anche per chi eh, come me non ha dimestichezza più di tanto con, questo, con queste teorie, ma solo così istintivamente, intuitivamente. Mi dispiace che i tuoi iscritti siano già scaduti, Florent, però puoi sempre tentare, tentare una strada più... Sei cioè, Forse sei troppo critico su di te, adesso io non li ho letti i tuoi iscritti, ma va bene. Allora, io eh, dico che eh, a questo punto, se non ci sono domande da parte di chi ascolta, eh, spero che abbiate gradito e che vi abbiamo incuriosito a, come dire in modo da chi da procurarvi questo libro eh, il secondo eh, della collana Gli alberi, qualche uscita post poesia di Torni Jean-Marie e mh, io non posso che ringraziare chiaramente Emanuele Krauser e Michele Zaffarano che come dire hanno eh, riattivato questi TikTok su, che, che, che continueranno ogni lunedì, ringrazio ovviamente Luigi Magno Gianluca Picconi e Florent eh, Cost per il loro intervento questa sera, vi do appuntamento a lunedì prossimo in cui io mi troverò a um, faccia a faccia, tu per tu, con Graziano Graziani eh, sempre per Tic Edizioni di planimetria sentimentale del disastro che inaugura, pensate un po', un'altra collana di Tic Edizioni che si chiama Amuleto, quindi... Un'altra collana eh, di cui vi saprò dire qualcosa di più eh, lunedì prossimo, per adesso davvero vi ringrazio. Ringrazio quanti ci hanno ascoltato fino finora. Quanti ci ascolteranno, magari che non hanno potuto farlo con la diretta, ma nella registrata. Eh, saluto Floran, Gianluigi e Luigi eh, per essere stati con noi. e eh, Chiedo alla regia misteriosa regia di mandare la sigla. The number you have dialed has been changed. The new number is.